Dopo il bellissimo episodio accaduto a Modena, al Policlinico, ovvero la donazione di una rosa ai sanitari sospesi rientrati al lavoro il 1 novembre, arrivano le dolenti note. Conoscete quest'uomo? E chi è? Un pericolosissimo no buzz? No, è un buzz. È un medico dell'ospedale Annunziata di Savigliano, in provincia di Cuneo. E perché Mimar ci parli di lui? Perché ha scritto al ministro Schillaci. Si chiama Vincenzo Carrozza e non è solo un chirurgo ospedaliero, ma anche un medico di guerra. Ogni volta che può, chiede un periodo di aspettativa per andare in uno dei fronti aperti. In questo momento si trova in Kosovo, insieme alle forze della NATO, e prima ha prestato servizio in Ucraina. A dicembre tornerà in Italia e all'annuncio di reintegrare i pericolosissimi no-buzz aveva preannunciato: se tornano i no-buzz in ospedale, io mi licenzio. La medicina è una cosa seria, non è una barzelletta. Eh certo, ho letto da Il Giorno. Leggiamo ora la lettera che lui ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Signor Ministro della Sanità, collega Schillaci, leggo che hai oltre 350 pubblicazioni scientifiche al tuo attivo. Caro Vincenzo, visto che ti stai rivolgendo ad un ministro, sarebbe duopo l'utilizzo del lei. Mimar, ma anche tu dai del tuo ai ministri. Chiami Robertino, Mr. Draghi, Giuseppe Conti, Giorgina. Ho capito, ma io sono un mentecatto complottista. Son mica un medico chirurgo dell'ospedale Annunziata di Savigliano, provincia di Cuneo. Oh. Immagino tutte su riviste indicizzate. Devo quindi dedurre che tu credi nella scienza. Questo tu sta davvero male. Perdonatemi, ma io lo leggo lei. Devo quindi dedurre che lei creda nella scienza, nella meta-analisi, negli studi indipendenti. Posto il mio badge. Eccolo, che per molti anni mi ha consentito di entrare a far parte di una comunità scientifica di eccellenza. In questa grande famiglia di medici e infermieri, ogni azione ha cercato di seguire i protocolli scientifici accreditati. Non c'è mai stato posto per atti di pirateria medica, di pressapochismo, di pozioni magiche per curare i nostri pazienti. Ma cosa ha mangiato? Oggi, con atto che chiamare scellerato è sminuirne il significato, si concede il diritto a degli stregoni, i medici no buzz. Paragona i medici no buzz a degli stregoni? Di tornare a esercitare la loro mala medicina nelle corsie e nei reparti degli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale. Si concede il diritto a dei potenziali untori, eccolo lì. Questo è un altro che si erge a giudice e non ha neanche ascoltato quello che la Pfizer ha detto al Parlamento europeo. Chiama i no-buzz potenziali untori, dopo che la Pfizer, nella persona di Janine Small, ha detto chiaramente: noi non potevamo andare alla velocità della scienza, noi non abbiamo fatto i test sulla trasmissione del virus. E lui continua a chiamare untore chi non si è fatto inoculare la pozione magica. Va bene, dei potenziali untori di infettare pazienti ospitalizzati, dunque fragili per definizione. Avete capito? Mentre i buzz che contraggono il virus e lo trasmettono possono infettare tranquillamente i pazienti ospitalizzati. In qualità di medico chirurgo non posso accettare che la mia professione e la salute di tantissimi pazienti sia messa in mano a 5.000 potenziali untori. Aridaglie! Decoccio! Per questo motivo non mi resta, con atto di protesta civile, che rassegnare le mie dimissioni dal Servizio Sanitario Nazionale. Oh, una cosa buona l'ha detta, dai. Spero, signor ministro, che la tua carriera... Ancora costo tu! Stai parlando col ministro! Spero che la sua carriera di medico prosegua nel più brillante dei modi. Ma tu... lo mette maiuscolo. Soprattutto tu, hai minato gravemente la credibilità del nostro sistema sanitario nazionale e della nostra categoria.
Spero in un ravvedimento. Nelle tue dimissioni immediate, ancora costo tu, da ministro della sanità, per non renderti complice, senti, di questo atto inqualificabile e pericoloso. Cordialità, però finisce con cordialità. Dottor Vincenzo Carrozza. E che dire, questi pericolosissimi nobuzz, untori, stregoni. Ma perché stregoni? Perché non seguono la scienza? Ma quale scienza? Ma ve la spiego subito. La scienza che diceva, al bancone del bar, il virus non lo prendi, al tavolino sì. Dopo un po' di tempo però, il contrario, al bancone si prendeva, al tavolino no. Ma allora a quel punto ha ragione la Pfizer quando dice, ma noi non possiamo andare alla velocità della scienza. Ma la scienza che fa un cambiamento repentino così? Ma ha ragione la Pfizer, poverina, ma come fa a inseguire una scienza così, che cambia così celermente? Ma dai, ma hanno ragione, ma poverini, Ma la scienza qual è? Dai, ma la scienza di Giuseppe Conti, che diceva, se eri in spiaggia da solo a camminare, eri infetto e arrivavano subito due pattuglie per fermarti. Però, se eri in fila in tabaccheria, o in fila al supermercato, senza mascherina, perché se vi ricordate bene, all'inizio non si indossavano le mascherine, lì il virus non lo prendevi e non lo trasmettevi. Questa è la scienza, e se voi non la seguite, altro che stregoni, siete degli ebeti ignoranti, basta! Studiate, questa è la scienza! Medici no buzz, studiate, seguite i consigli del dottor Vincenzo Carrozza. E quindi come finiamo? Io finisco così. Spero che mantenga la parola e a dicembre si dimetta, anche se ci credo poco. U mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it entered the market? No, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.